Allora un salve a tutti, un ben ritrovati in questa seconda lezione, in questo secondo video tutorial dedicato a voi dal mio blog disegna3dgratis.blogspot.com, dove troverete la versione testuale di questo video tutorial. L'altra volta abbiamo creato una semplice sedia, iniziando così ad apprendere le prime cosucce con Blender, un programma professionale, ed essendo e in virtù della sua professionalità, un programma complesso, molto articolato, che apprenderemo, se avrete pazienza e voglia, un po' alla volta nel corso dei prossimi mesi. Approfondiremo alcuni aspetti molto importanti della modellazione in object mode, almeno quest'oggi. L'altra volta abbiamo dimensionato un semplice cubo con la funzionalità parametrica dal tasto N, qui si può dare una certa misura al cubo che quindi lo trasforma, in questo caso un parallelepipedo. Abbiamo creato quattro gambe, un sedile, uno schienale. E quest'oggi parleremo invece della scalatura, della rotazione e dello spostamento. Sono semplici modifiche, ma molto importanti da apprendere nella loro comunque interezza, perché hanno diversi parametri che andremo a vedere, almeno iniziare a capire quest'oggi. Abbiamo la nostra sedia, quest'oggi faremo un piccolo scherzetto con questa sedia. La faremo ingigantire e sopra questa metteremo delle altre sedie, invece come questa qui, in una stessa dimensione. Iniziamo duplicando questa, Shift D, è già selezionato, e la scaliamo con il tasto S, premiamo 5 ed ecco la nostra sedia gigante. Invio per dar la conferma. Ricordo che con il tasterino numerico 7, 1, 3 avete modo di avere tutte le visuali della nostra scena. Prendiamo quella piccola e andremo a collocarla con la funzione dello snap proprio sopra al sedile di quella grande. Allora, innanzitutto la mettiamo in wireframe premendo il tasto Z, così vediamo meglio anche la nostra piccola sedia, e cambiamo la funzione dello snap da vertex in face. Quindi premiamo il tasto CTRL e con il doppio clic muoviamo la sedia. Appare un cerchietto che ci dice che ha agganciato il piano, quello superiore alla sedia. Ripremiamo Z, eccolo qui, perfettamente allineato con il sedile. Torniamo alla nostra visuale col numero 7, la visuale orizzontale, e spostiamo la sedia. G ancora, ma vogliamo dargli un importo ben preciso, un metro. In questo caso va nella direzione dell'asse in positivo, noi vogliamo invece in negativo, meno, ecco, spostata la sedia. Invio, con questo diamo la conferma. Noi possiamo dare con il comando spostamento G anche un valore, quindi numerico, per spostarlo in una maniera precisa in un certo asse. Può essere l'asse X, Y o Z, come volete, o anche comunque tutti gli altri modificatori, può essere la rotazione o la scalatura, sempre un valore numerico che può essere riferito anche solamente a un asse. Ipotizziamo questa scala, ipotizziamo la sedia grande, scalarla sull'asse X, SX, vedrete che si modifica solo su questo asse, oppure lo Z, oppure l'Y. Ok? Bene, torniamo noi. Selezioniamo col tasto destro del mouse la piccola sedia, adesso la ruotiamo di 45 gradi, quindi R 45 di valore numerico. Gira in senso orario e non mi piace, quindi do con il tasto meno la rotazione inversa. Ecco, così va bene. Benissimo. Torniamo alla visione dall'alto. Duplichiamo questa sedia, la spostiamo sull'asse X di un metro. Ok? Adesso R 90 gradi. La giriamo. Ok, eccola qui. Così è troppo vicina. La sposto ancora di un metro. No, troppo. Quindi, punto 5. Torniamo indietro. G. X.5, mezzo metro, e questo va bene. Duplichiamo ancora, Shift D, Y, un altro mezzo metro, facciamo conto, meno, ma è poco. Quindi G, Y, 1, meno, eccolo qui la nostra sedia. Ruotiamo anche questa, R, 90,
senso orario va bene, ok, perfetto. Duplichiamo di nuovo, spostiamo sull'asse X, potete dare il valore che volete, potete anche spostare manualmente con il mouse, quello che preferite, come vi trovate meglio. Rotiamo di nuovo, 90 gradi, ok, adesso non è allineato, possiamo anche allinearlo, cambiamo in vertex, G, X, eccolo qua, allineato perfettamente. Fate attenzione che con la rotazione Blender assume come asse di rotazione quello della vista, quindi se siete dall'alto roterà lungo l'asse Z, se siete nella vista frontale roterà lungo asse X o se è laterale Y. Se volete vedere la visuale, vedete qui per esempio, ruotate, vedete che ha una rotazione lungo l'asse della visuale, quindi non andrebbe bene nel nostro caso, dobbiamo sempre avere un punto ben preciso di riferimento, quindi utilizzate i tasti delle viste orizzontale, laterale o frontale. Ok, torniamo in modalità solido, è questo tastino qui, solid o wireframe, per vedere il fil di ferro cosiddetto della nostra scena. Torniamo con modalità solid, ok. Questo è un colore molto brutto che andremo a cambiare successivamente, ma prima voglio aggiungere anche il pavimento a questa scena. Torniamo all'alto, wireframe, cursore 3D, come vedete, cliccando con il mouse lo spostate e questo sarà il centro dell'aggiunta del nuovo oggetto. Add Mesh Plane è il nostro piano. Lo scaliamo a piacere, anche perché sarà il pavimento. Ok, scaliamo ancora, bene. E lo portiamo giù. Come si sposta questo qui? Allora, intanto selezioniamo, c'è la modalità qui anche di selezione, come potete vedere, che impareremo più avanti magari. Con le freccette potete portarlo manualmente, ma noi vogliamo avere qualcosa di più preciso. G, Z e cerchiamo un vertice della sedia. Eccolo qui, perfettamente allineato. Questo colore è estremamente brutto, quindi cambiamo. Selezioniamo tutte queste sedie. E deselezioniamo invece il pavimento. Ok, abbiamo selezionato anche la telecamera, non è il caso, non avrebbe comunque nessun risvolto. Con il tasto Shift potete fare anche manualmente la selezione. Un altro è il B, il tasto B permette di selezionare con un quadrato, un riquadro, oppure A invece deseleziona tutto, e C è un cerchietto, con la rotellina potete anche decidere quanto grande può essere questo cerchio. Ok, noi andiamo con il click e lo shift e selezioniamo tutte e cinque le sedie. C'è già un materiale in realtà, è questo grigio, ma è veramente brutto, quindi cambiamo in arancione, qua si può cambiare il nome, mettiamo modalità solido e qui su diffuse avete modo di scegliere il colore, mettiamo un arancione abbastanza acceso, può essere questo qui. Ok, come vedete abbiamo cambiato il colore di tutte le nostre sedie. Per il pavimento invece, se clicchiamo, non c'è nulla. In questo menu compaiono già alcuni materiali che potete selezionare, ma arancione ancora non è il caso, ne faremo uno di nuovo. Quindi cancelliamo quello che c'è, new, un altro materiale, possiamo scrivere avorio e cambiamo da diffuse il colore dell'avorio. Eccolo qua, perfetto. Questo è il nostro, la nostra scena, la nostra sedia col pavimento. E con ciò direi che abbiamo affrontato alcune tematiche importanti e un piccolo approfondimento valeva la pena. Nella prossima avremo modo di parlare anche del Edit Mode. Object Mode è quello che permette semplici modifiche, spostamenti, rotazioni. L'Edit Mode, che da qui potete vedere, selezionando, è qualcosa di approfondito. Puoi vedere i vertici, le facce o i bordi della mesh selezionando dal menu della 3D View qua sotto, questi tre pulsantini permettono di selezionare
un'ipotesi, abbiamo una faccia, vabbè, questa è una piccola premessa per la prossima lezione, possiamo darle un altro colore. Arancione non ci piace, quindi aggiungiamo un colore, new, material può essere bianco, bianco, diffuse, abbiamo messo il bianco. Una cosa importante, oltre al colore c'è anche la possibilità di cambiare la sfumatura dal bianco al nero, quindi anche tutte le tonalità di grigio, e lo assegniamo. Abbiamo selezionato la faccia che vogliamo cambiare, bianco, assign, torniamo in object mode, ecco qui la nostra sedia con lo schienale diventato bianco. Con ciò vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione, approfondiremo meglio il discorso edit mode, cambieremo una sedia, quella principale che abbiamo modellato nella prima puntata, e con l'edit mode la trasformeremo in qualcosa di più simile a una vera sedia moderna del giorno d'oggi e daremo anche un colore più accattivante. Insomma, le cose si fanno decisamente più interessanti. Con ciò vi saluto, alla prossima. Ciao da Fabio, bye bye!